Dunque, dentro le caverne di Skyrim con i ragni giganti. Ce li abbiamo un po' di sassi? Dammeli, grazie. I ragni, secondo voi, despawnano? No, mollami! Ok. Allora, adesso in realtà mi è venuto un dubbio. Non è che tutte le creature svenivano, ma se le colpivamo ancora poi morivano? Perché il ragno, ok, ha senso. Però ora che mi è venuto il dubbio... Aia, cavolo. Vorrei provare, vorrei aver provato. Certo, di sicuro far scomparire un orso polare sarebbe stato un po' più un'impresa. Finché il ragno, vabbè. O continuano ad apparire gli stronzi. Eccone uno. Eccone due. Uff, finalmente. Dov'è? Siamo riusciti ad utilizzare la mossa speciale in modo intelligente. Grazie, perché questa volta l'abbiamo sfruttata. Non mi sembra ci sia altro se non... Esatto, ancora un po' di pietruzze. Dammela. Un po' di pietruzze che in questo caso abbiamo utilizzato per bene. Ecco qua. Noi siamo scoiattoli, non rimaniamo intrappolati nelle ragnatele. Ok, c'è qualcos'altro lì? No. Allora, proseguiamo. Oh, sti ragni, scherza scherza, ma mica tanto da lasciare indietro. Posso entrare? Ok, no, è una palude. Quindi, ah ok, dicevo, come faccio ad arrivare? Così, appena riusciamo ad arrampicarci. Ci arrivo? C'è un modo, sì? Sì, sì, sì. Per un attimo pensavo che non c'era modo di proseguire. Ok. Dov'è il ragno? Mi sa che è lontano. Ecco qua. No. Ecco fatto, bravo Scrat. Scusa un attimo, ma il triangolo è per il ragno o per un altro oggetto che era qua? Ah no, c'era un altro, o è sempre quello? Perché uno è qua e ok. Ah ok, mi sa che era sempre lo stesso prompt. E se vi chiedete perché ho usato l'attacco, era solo per non sfruttare, per non lasciare lì il... Grazie. Per non lasciare lì quel frutto utilizzato per niente. C'era qualcosa? No, perfetto. E allora prendiamoci queste ultime ghiandine e andiamocene. Dai, siamo quasi a 1000. Siamo quasi a 1000 ghiande. Ci siamo quasi. Allora. Mi sa che qua utilizziamo un po' di strategia. Forza, forza, forza. Perfetto. Da. Ok, mi sa che uno si sta per prendere. Perfetto, via. Ah, maledizione. Ok, due con un colpo. No, 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 ah, andatevene. Perfetto. Due con un colpo. Ecco qua. Ne sono apparsi altri, certo che ne sono apparsi altri. Avrei bisogno di un po' di fiorellini. E per la prima volta stiamo... Esatto, usando un sacco di volte l'attacco speciale. Ecco qua. Uff. Hai ucciso i miei piccoli, pezzo di merda. È il momento di crepare. Ah... Come si combatte? Aiuto! Non ho idea! Ok, devo... Oddio! Sai che non ci avevo mai pensato a fare... Ah, vuoi vedere che... Aspetta, forse ho capito. Forse... Dov'è l'altro ragno? Eccolo là, vai, 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 vai. Perfetto. Prima però il danno gliel'ho fatto.
Ok, momento sbagliato per trovarsi lì. Devo capire cosa devo fare. Fammi leggere, fammi leggere. Sconfiggi tutti i ragni per proseguire. Usa un attacco straordinario. Non è quello che mi serve. Mi serve sapere come uccidere quello grosso. A meno che... No, eh. Ci ho voluto provare almeno. Però un danno prima gliel'abbiamo fatto. A meno che... A meno che il danno non glielo fai nella parte molle, quando lui si alza su due zampe. Perché qualcosa prima abbiamo fatto. Esatto, esatto. Dobbiamo farlo quando è su due zampe. No! Lasciatemi! Ecco qua. Perfetto. Vai. Ancora? Forza, forza, inseguitemi. Io ho bisogno di altri sassi intanto. Vieni, bravo. Ok. Nopate. Ecco fatto. Lo so, mi ha colpito. Ma dovevo farlo per uccidere i ragnetti. Andata. Cosa facciamo? Lo usiamo come trampolino adesso? Sì, di sicuro. Vabbè, grazie degli altri petali per la vita. Ecco qui. E ora... Dai, ancora uno, eccoci qua, perfetto. Oh, una boss fight in sto gioco, non me l'aspettavo di certo. Ok, siamo ancora dentro le grotte comunque. E ci sono ancora un sacco di ragni. No! Da far fuori. Ecco, ti pareva. Allora, calmi un attimo. Vieni qui. Ok. Ecco fatto, così ne abbiamo danneggiati più di uno assieme. Ecco qua. Oh, ma non finiscono mai, eh. Non finiscono mai. Peggio dei rotoloni regina. E allora, ecco qua. Meno male che ci ho pensato subito a dargli la culata a sti ragni, perché probabilmente se non ci avessi mai pensato... Dov'è? Eccolo lì. Saremo ancora lì a cercare di andare avanti con la boss fight. Grazie. Perfetto. Dammele, che tanto ormai a 1000 ci sono arrivato lo stesso. Però comunque mi servono. Prendiamo tutte quante le castagne nascoste. C'è qualcos'altro da annusare? Non mi sembra. E allora proseguiamo. Eccoci qua. Altra mid boss fight. Sì, esatto. Era palesemente una zona... in cui sarebbero apparsi, palesemente. Eccone uno, eccone due, eccone che ne appaiono altri. Ecco fatto. Vorrei che ne apparissero di più per non sprecare l'attacco, ma tanto poi... Gli attacchi speciali non li usiamo mai, quindi tanto vale usarli già adesso e chi se ne frega... dell'energia, tanto di sicuro dentro una pianta qualche energia la troviamo, sniffando qualche ciuffolo d'erba qualcosa lo troviamo, quindi onestamente preoccuparsi non ce n'è bisogno. Arrivati a 1000, siamo già arrivati a 1200 ghiande, meglio di così non potevamo chiedere. Ecco qua, grazie. Direi che secondo me siamo vicini alla fine del livello. Ok, perfetto. Aspetta, giusto per completismo, prendiamole quasi tutte. E ti pareva?
Scrat. Da questa parte. Ecco qua. Perfetto. Ah. Scrat? Che cacchio? Ecco qua, dicevamo. Annusiamo. Dov'è la pianta? Da questa parte? Eccola lì. Grazie del frutto. Oh, energia completa. Tante ghiande prese. E secondo me siamo arrivati a fine livello. Oh, ehi, sei uno di quegli scoiattoli, vero? Stai cercando le noci della palude, giusto? Le noci della palude. Sono molto gustose, se ti piace il genere. Anche agli uccelli della palude piacciono. Infatti ne tengono alcune nei loro nidi sulle piattaforme. Fossi in te darei un'occhiata lì. Puoi distinguerli grazie ai cespugli molto alti che ci crescono sopra. Ma non credo tu possa riuscire a raggiungerli. Forse gli uccelli della palude potrebbero aiutarti. Perché mi sa tanto di fregatura? Già, io non posso fare sforzi. Prova a chiedere aiuto a uno di... Certo, uccellino? Stordisci gli uccellini con un attacco, una pietra o una combo. Monta sugli uccelli storditi con un attacco azione. Ok, dopo un doppio salto tieni premuto X per planare. Ma quali uccelli? Quelli lì... Tipo struzzi o gli uccellini piccolini? No, penso gli struzzi. Allora, aspetta un attimo. Prima di tutto, fino a dove posso spingermi io? Esatto. Pericoloso fango profondo. Se ti avvicini a una pozza di fango profondo vedrai un punto esclamativo. Torna subito indietro e fai una brutta fine. Tipo qua. Vediamo il punto esclamativo dov'è. Perché qua è palese che non posso. Eccolo lì appunto. Volevo vedere quanto fino a là potevo spingermi. Il problema è che entrare dentro ste pozze di fango è veramente una gran rottura. Dammi i fiori, grazie. Ok, c'è qualcosa da annusare da questa parte. Grazie, anche se ormai siamo letteralmente strapieni, 1300 ghiande. Ok, prima di tutto ci arrivo. Ok, almeno iniziamo a eliminarci i nemici in più dalle scatole. Ecco fatto, grazie. Posso attaccare, posso scendere giù. Ecco fatto. E possiamo planare. Ma, ok, l'uccello, ecco ti pareva, ha solo tre colpi. Il problema è che mi sa che mi conviene prima uccidere tutti i nemici in zona e poi andare con l'uccello in giro. Grazie, anche se vabbè a questo giro non ci è servito a molto. Vabbè, se no a sto punto sai cosa possiamo fare? Facciamo attenzione piuttosto. Esatto. Eccolo lì, ti pareva. Dicevo, piuttosto che stare lì a cercare di uccidere tutti i nemici, tanto mi sa che se anche lui viene colpito, comunque poi lo possiamo ricatturare, spero. L'importante è che non mi devo rifare tutto il percorso. Quello... Ecco. È l'unica cosa importante. Io intanto prima, anche se non serve, mi recupero tutto. Quello cos'è? No! Cretino! Vabbè che è respawnato. Anzi, è anche ritornato indietro. Ah, è il sasso per il geyser. Ecco che cos'era. Sai che mi sa che abbiamo bisogno di un sacco di sassi per proseguire. Abbiamo bisogno davvero di un sacco di sassi se vogliamo andare avanti. Il vero problema è dove cavolo sono tutti i sassi. Io uno ne ho visto. Vabbè, cerchiamo di fare attenzione a non perderlo più lui. Allora, uno l'abbiamo preso. Perfetto. Uno vediamo se si trova qua sopra. Ok, sì. Abbiamo appena fatto uno sterminio di uccellini qua. Allora, fa vedere, spero che non fugga. Sì, fugge, subito, immediatamente addirittura. E niente, mi sa che mi tocca lavorare con voi per forza. Quindi, anzi,
con voi, con solo lui. Ok, evitiamola sta gente, visto che ci fa danno. No, devi fare attenzione, devi fare molta attenzione. Allora, noi siamo alla ricerca. Dicevo, siamo alla ricerca di varie noci che ci permetteranno di proseguire. La vera domanda è: dove cacchio sono? Perché là c'è un sasso. E ok, il sasso noi prima l'abbiamo raggiunto. Ma se io vado con lui qua sopra? No, 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 no. No, maledetto. Ok, il sasso l'abbiamo raggiunto. Devo lasciare di nuovo giù lui. Prendo il sasso e il sasso lo mettiamo qui. Oh, che aumenta il geyser e mi fa andare a prendere l'altra noce. Dai però, muoviti. Grazie del filmato. La madonna quanto siamo in alto. Ok, e siamo a tre. Ce ne manca ancora uno. Pensavo di poter entrare dentro l'albero. Posso riprendermelo il sasso? Sembra proprio di no. E allora la domanda rimane legittima: dov'è l'ultimo? Allora, l'ultimo è là sopra. E ok, ma quella è l'ultima ghianda. A me serve ancora un sasso, giusto? Almeno, credo mi serve ancora un sasso. Perché mi serve per arrivare là sopra, però non so cosa c'è là sopra io. A me interessava la ghianda. Ah, guardalo lì, un sasso. Ah, ho capito il giro di questo sasso. Tu salivi col sasso là sopra, prendevi l'altro sasso, andavi nell'altro geyser. Ciao. Ormai è andata. Abbiamo fatto una breve sosta dopo aver attraversato le pozze di fango. Ok, qua Sid posso perché tanto sono film, sono talento, disegni. Un fuoco di bivacco e ovviamente è riuscito a mettersi nei guai anche lì. In seguito ci ha raccontato una storia incredibile su quanto è successo quella notte. Di sicuro qualcosa di spaventoso e strano, come tutto quello che fa Sid. Già.